Allora ragazzi, proseguiamo verso questo assassinio della nuova sequenza. Credo proprio che dobbiamo incontrarci sul tetto a sto punto. Esattamente così. E allora? Ce l'hai fatta? È magnifico! Sì. E ora speriamo che la tua idea funzioni, perché non resta molto tempo. Funziona, funziona. Devi cercare di volare di fuoco in fuoco. Il calore di ciascuno dovrebbe mantenerti in aria fino al successivo. Bene. Attento però. Ci sono arcieri appostati sui tetti stanotte. Evita le loro frecce, o il volo sarà breve. Vorrei aver modo di adoperare la spada mentre uso quest'affare. Beh, hai i piedi liberi. Se riesci ad avvicinarti abbastanza senza farti colpire, potresti calciarli giù dall'edificio. Onesto. Amico mio. Battesimo dell'aria. E allora si parte, ragazzi. Ma cosa? Tirate! Colpite il demonio volante! E mi raccomando, di fuoco in fuoco, eh. Si aggancia con L2, credo, la guardia. Ok. Solo che non vedo altre guardie qua vicino. Vabbè, Palazzo della Seta. Ovvio che mettevano i fuochi. Però che palle, voglio altre guardie. Voglio altre guardie da calciare. Boom. Dai che ci si arriva. Dai che ce la si fa, sì. Domino Strike. Cos'è stato? State tranquillo. Qualche fanciullo con dei petardi. Certo. Napoli. No. Infiltrati nel palazzo senza farti scoprire. A dirlo è facile. Però non puoi stare qui, vattene. Se solo avessi la pistola, ragazzi. Se solo avessi la pistola. A parte tipo farebbe un rumore della Madonna, quindi pistola non tanto, però tipo l'arco, ecco. Ma devo vedere che intenzioni ha quello. Non è affidabile in quella posizione lì, comunque. Non è per niente affidabile. Infatti. Torna giù o ti colpisco! Così. Fuori due. Sono tre su questo detto, sì. E 4. Scusate, e 3. Va bene, il tetto è libero. Adesso c'è da atterrare laggiù. Vabbè. Non dovrebbe essere così difficile. Poiché c'è la scala. Buono.
Fermo! Signore, non bevete! Troppo tardi. Il doge è morto. Cosa? Carlo? Sono desolato, signore. Ma dovevate ascoltarmi quando ne avevate l'occasione. A quanto pare hai fallito, assassino. Perdonatemi, signore. Ho tentato. Perché? A che pro tutto questo? Oh. Assassino! Assassino! Ho ucciso il doge! Il doge è morto! Il doge è morto e tra poco anche tu, sai? Là! Addosso! Ma dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? Più facile l'uccisione di tutto il resto. Ci vuole un assassino per ucciderne un altro, pare. Uccidiamo pensando che sia meglio per noi. Non è così, Messer Ezio? Non lo faccio per me stesso. Compio questo sacrificio per un bene superiore. Requiescat in pace. Va bene, adesso c'è da scappare dal Palazzo della Seta. Tu mi hai ucciso. Tu hai ucciso me! Così è bellissimo perché Ezio si prenderà la colpa di aver ucciso il doge. Quando uno è bravo, buon'anima, cercano sempre di incularlo. Questa è la parafrasi della vita in un videogioco. Basta di lanciare i sassi, basta! Lo sto perdendo! Presto! Dovetti Waynas prendere l'orito sorcio. Ma dammi tempo! Va bene, si scappa in un altro modo. Più veloce, sta scappando! È qui! Allora andremo da dove siamo venuti. Ma dov'è? Maledizia! Eccolo! Però se io premo cerchio, ti devi appendere, coglione! Va bene, e allora massacratemi di botte, che vi devo dire. Godo, via di qui. Adesso non mi prendete più. Peccato che mi sia toccato perdere metà vita per fare questo, però vabbè. Ehi, voi col cappuccio! Laggiù! Aspettate, sì, qui! Svelti, addosso! Proviamo a immergerci e a nasconderci dietro la barca, che vi devo dire. Battesimo dell'aria. Altra sequenza completata. E anche 100 fiorini.